Non possiamo dimenticare che apparteniamo tutti ad un'unica grande famiglia e che i bisogni anche della ricerca a cui dobbiamo corrispondere sono dei bisogni globali. Malattie genetiche che affliggono i popoli più ricchi, ma malattie genetiche che affliggono anche i popoli più poveri. E l'impegno etico è per la ricerca verso tutte le malattie. Andrea Giani, allora quali saranno i motivi della sua ricerca, gli obiettivi della sua ricerca? Dunque, questa fellowship che andrò a svolgere per la durata di circa 2 anni a Boston, all'Università di Harvard, al Massachusetts Eye and Ear Infirmary, sarà rivolta a cercare di scoprire cure per malattie, soprattutto su base genetica, che attualmente non hanno di fatto terapie efficaci o che comunque comportano nella migliore delle situazioni delle gravi carenze nella vita di tutti i giorni, quindi penso a macropatie o altre patologie retiniche. Quindi essere in un paese sicuramente in cui la ricerca e l'innovazione sono al primo posto mi permetterà, spero, di acquisire quelle conoscenze che poi, tornato in Italia, saranno utili. Penso alla popolazione, o almeno spero che saranno utili per la popolazione italiana. Perché Galmetal partecipa a progetti di questo tipo? Perché penso che sia giusto che l'industria creda nell'innovazione tecnologica, nella ricerca, che poi sono alla base anche degli scambi internazionali. E a fronte di questo, come Galmetal, noi diamo una piccola somma di denaro a un ricercatore che porterà avanti, svilupperà i propri studi nell'Università di Harvard. Ecco, niente, questo è un piccolo segnale, un piccolo premio, con l'augurio che ci siano altri imprenditori che seguono poi l'iniziativa della Galmetal, altre aziende che credono poi anche in questa, comunque potrà ritorcersi favorevolmente anche. Grazie. Guardate qua un attimo magari. Ok. Sì, sì.